Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Leggo sul Corriere della Sera, l'osservatore romano della globalizzazione neoliberale turbocapitalistica, che in Grecia è partita una sperimentazione davvero degna di nota, quella della settimana lavorativa lunga per aumentare la produttività. In sostanza, in Grecia si allunga la settimana per potenziare e incrementare la produttività. E questo mi induce a una riflessione che peraltro sblocca anche un ricordo. Forse non tutti hanno dimenticato quando Romano Prodi, uno dei principali euroinomani sostenitori di Bruxelles, in una trasmissione televisiva sulla 7 disse anzi di essere servo dell'Unione Europea e di volerla difendere a oltranza. Ebbene, ricorderete quando Romano Prodi disse improvvidamente che grazie all'euro avremmo lavorato un giorno in meno guadagnando come se avessimo lavorato un giorno in più. Ecco, mai previsione fu più incauta e fu più confutata da quei fatti che, come si sa, hanno la testa dura. E adesso infatti in Grecia non solo non lavorano un giorno in meno guadagnando come se avessero lavorato un giorno in più, ma devono lavorare un giorno in più per poter guadagnare in maniera decorosa che permetta al popolo greco di sopravvivere. Insomma, l'abbiamo detto e ridetto ad abbundanziam, l'Unione Europea non è altro che l'unione delle classi dominanti d'Europa contro i popoli, i lavoratori e i ceti medi di tutta Europa. Ecco perché, con buona pace di Mario Draghi, l'euroinomani di Bruxelles, l'unto dai mercati, non si tratta di salvare l'euro whatever it takes, si tratta invece di salvarsi dall'euro whatever it takes.